Hello, this is Sahar. I hope you enjoy listening to this podcast. Eccoci di nuovo qui online, grazie ad Anna Maria per la bellissima diretta che abbiamo adesso assistito, e adesso abbiamo un'altra ospite che alcuni di voi già conoscono perché è già stata mia ospite un po' di tempo fa. E abbiamo collegata con noi Sahar Unaidi. Sahar, hello. Sahar, are you there? Questa diretta sarà in inglese con la mia traduzione in italiano, appena Sahar riesce a collegarsi con noi. Aspettiamo che Sahar si colleghi con noi. Yes, hi, how are you? Okay, finally it worked. I'm good, thank you. Thank you very much for joining us from Dubai. Sahar ci parla da Dubai, è una delle nostre meravigliose ospiti di questa giornata, ma lei poi farà anche dei suoi programmi qui su Bridges of Light. I'm telling to my audience, our audience really, that you are one of the greatest guests we have here, but also that you will be doing your own shows on Bridges of Light at some point. So listen, tell us a little bit about yourself, what you do, tell us a little bit before. Yeah, go ahead. Before I do that, I want to say congratulations. I'm so happy for you that you launched this, because I know that you've been dreaming and talking about it for so long. Ci sta facendo gli auguri, perché lei sa che questo è un progetto che abbiamo avuto da tanto tempo, con tanti amici stretti, e volevamo fare una cosa che potesse sbocciare in tutto il mondo come una scintilla d'amore, le chiamava Madre Teresa. Così noi siamo qui tutti connessi oggi con Sahar che ci guarda, al momento ci sono 30 persone che ci stanno guardando. So Sahar, please, thank you very much, because this is like an amazing, you told me many years ago that we were going to do something like that. Sahar è una mentore ed è una psichica, è una, come si dice in italiano, una persona che vede oltre, e tanti anni fa durante una seduta che ho fatto con lei a Londra mi disse che ad un certo punto, forse una decina d'anni fa, mi disse che ad un certo punto io avrei fatto un canale come questo, infatti per questo lei è una gratissima ospite oggi, avrei fatto un canale proprio dove avrei parlato a migliaia e migliaia di persone contemporaneamente. I was telling them that years ago in London we met. I understood, yes. And you told me that I was going to do something like a virtual show online where thousands and thousands of people were watching, and that's where we are. 1914 is the greatest ever time. It's today's full moon, and it's a holy Friday. So it's Good Friday here. So it's just like an amazing. I feel very strong. The energy is strong, and I feel you as well. So now you. Thank you. You've spoken already too much. Well, I wanted to say exactly that. You know that I've been through a very difficult time recently with the passing away of my husband. And then I started getting messages, from different people, and messages directly about bridges and bridging between the here and the afterlife. And I thought, no, this is not what I'm going to do. And then out of the blue you called. I need to translate, because Italian people okay. English. Okay. Okay. Sara recentemente ha perso suo marito, e mentre era in stazione ha detto che arrivavano tutte queste informazioni su costruire ponti, però lei sapeva che in cuor suo questa cosa forse non era la cosa che lei aspettava, perché non capiva se questa era una cosa giusta, e invece poi sono arrivato io e le ho proposto questa cosa. Yes, keep going. And then you called me out of the blue, you texted me, and you said, Sahar, you're coming on my show, I need to do an interview with you. And I was going to say no, but there is something about you that one cannot say no to. So I said yes, and I completely trust you. And then you said a few days ago, I'm launching this bridge, and I thought, oh my God, that's probably it. The bridge of life. So today, as you mentioned, Okay. Allora lei ha detto che a un certo punto
io l'ho chiamata out of the blue, in inglese significa all'improvviso, e le ho offerto la possibilità di essere una delle colonne portanti dei nostri ponti. E allora lei mi ha detto una cosa molto carina che mi ha fatto ridere, ha detto: c'è qualcosa nei tuoi occhi a cui uno non può rinunciare a dire di no. Assolutamente, c'è qualcosa dentro di te che ti spinge, che spinge al tuo interlocutore a dirti di sì qualsiasi cosa tu possa chiedere. E questa cosa mi ha fatto sorridere tantissimo. Telling them about the things that you said, there is something about you that you back up off and say no. Anyway, keep going. No, and you know why? Because you do things out of love, you are completely down to earth, you're not interested in making a lot of money and turning it into a commercial venture. And that's good, the intention is good. So I want to go back to the bridges thing. So I said, okay, I'll do it. And then, as you know, it's the full moon, and it's called a pink moon, because it's all about revival, you know, love starting all over again, and it's specifically about acknowledging that death is part of life. Yes. So originally, because I got my timing mixed, yeah, just give me a sign and then I'll go quiet. Sara ha detto qualcosa, mi ha fatto dei complimenti, sapete che io sono un po' timido, nel senso che ha detto c'è questa cosa, questa scintilla dentro di te che mi vieta di dirti di no, si vede che sei una persona che parla col cuore e che tutto quello che fai lo fai senza uno scopo materiale, per cui non ti si può dire di no. E quindi lei oggi parlava della luna piena, guardate il suo bellissimo gatto, parlava della luna piena e che si chiama Pink Moon, la luna piena rosa. Tell us a little bit about this full moon, because you know I'm a Cancer and I'm ruled by the full moon, and when it's full moon my energy really, really, really kind of grows and gets higher and higher and higher. It is, and today I just feel amazing. I mean, it feels just like wow, what's that? I mean, renewal. It is about renewal. It's about things have to die so that they can start again. So I've never heard of the pink moon before, but that's what it's been called. So in the beginning of the day, because I thought we were going earlier, I had my pink t-shirt on that says happiness, love, new beginning. And then I remembered I have this t-shirt. So look at it. It's a bridge. I thought that's more appropriate. So I'm wearing the bridge t-shirt since we're launching the bridge of light. Ahar, che stamattina indossava una, perché pensava che io l'avessi chiamata stamattina, aveva una t-shirt rosa, perché oggi è la luna piena rosa, che significa la luna del rinnovamento, renewal, nascita, delle cose che stanno nascendo. Invece poi nel pomeriggio si è cambiata la maglietta e si è messa una maglietta con un ponte, cioè l'ha cercata nel suo guardaroba e c'è questa maglietta con un ponte che è molto molto carina. Yes, go ahead, keep going. So you asked me to begin with what do I do? I guess I call myself a personal mentor. I'm a guide. I am someone who can help people become more aware of what their life is about and what is their purpose. But this is really why we're here, to build awareness. So unless you kind of know where you are and what your life is about, you're not going to start thinking about what is beyond this reality. So I think here with all of us colleagues, we're doing the same thing. But I think once one gets to the point that they're aware, that they're connected, then they begin to wonder about the next part of the evolution of consciousness. Okay. Yes, hold on. So, allora, sa che cosa ci sta dicendo? Io gli ho chiesto, racconta ai nostri video ascoltatori che cosa fai. Lei ha detto che è una mentore, una spiritual mentor, quindi una mentore spirituale, un insegnante. Non solo questo, ma lei cerca di lavorare con le persone per costruire la loro consapevolezza, per cui aiutare le persone ad essere più consapevoli della loro spiritualità, del loro percorso spirituale, dei limiti, che spesso uno si pone dei limiti, invece è importante superare i limiti e andare oltre. Questa è una delle cose più importanti. E ovviamente tutte le persone che lavorano sui ponti, quindi su quello che stiamo facendo in questo momento, lavorano appunto con un unico denominatore, lavorano per l'amore, per l'universo, per l'armonia di tutte le persone che sono sulla Terra, per accrescere la consapevolezza, per accrescere l'amore dentro di sé, l'amore verso di sé. E quindi noi siamo anime in cammino, anime che dedichiamo il nostro tempo, la nostra vita alle persone che
cercano in qualche modo di provare anche loro questa loro questo loro senso, ecco, questa loro presenza, essenza interiore. Yes. So I want to go back to the renewal thing and death and life. So I really believe that every experience we go through is trying to teach us something, is allowing us to grow and develop beyond the narrow perspective that we see our lives. Okay. So if you back... When I raise my hand, you stop and I translate. That's okay. Why, you know, because the concept is, the becomes more complicated, therefore I keep forgetting, you know. Some people, a very close friend of mine says, well, you've got a very creative way of translating. But... because sometimes... No, it's getting across. Yeah. Yeah, me too. It's okay, we'll try. I translate from the heart, so whatever I hear, that I say. So, allora, Sahara sta dicendo che lei è qui, non solo sui ponti, ma voglio dire, on Bridges of Light, si è unita a noi con gioia, per lavorare sulle persone che vivono invece con il paraocchi, no? Che guardano solo ed esclusivamente nel loro piatto, che guardano solo ed esclusivamente sul loro cammino, senza invece lasciare andare questo paraocchi e guardare invece a una prospettiva più grande, a 360 gradi, dove invece tutti siamo uniti e con tutta la libertà di questo mondo possiamo fare delle cose insieme, possiamo accrescere delle comunità, possiamo operare nella gioia, nell'armonia, nella fratellanza. Questo è quello che noi, è il messaggio che tutti quanti noi cerchiamo di darvi attraverso Bridges of Life. Yes. So when I passed through this last experience, I was completely traumatized, to say the least, that I've lost not only my husband and my partner, but really my best friend. And I took this personally with all the experiences that I went through and all the wisdom that I hope to have developed. So the feeling didn't go away, and I kept thinking about it and thinking about it, and then my friends would tell me things. I have very wise friends, but, you know, I wasn't ready to hear them. I needed to arrive at that truth on my own. So I was sitting in the garden one time. Allora, perché lei ha perso suo marito recentemente, evidentemente anche una persona spirituale, una persona che comunque noi siamo sì anime, ma siamo terreni, apparteniamo ancora a questa terra, per cui lei diceva che sebbene ha sempre predicato la fratellanza, l'armonia, e che sappiamo che invece c'è l'oltre e che quindi l'oltre è qui, non è da nessuna parte, comunque anche quando lei ha perso suo marito si è sentita a un certo punto vuota dentro, perché ovviamente c'era una perdita, per cui è importante invece, dice, che i suoi amici le hanno fatto notare che aveva finalmente toccato il fondo ed era invece un momento arrivato giunto al momento della rinascita. Yes. And I was sitting in the garden, and when we moved homes after my husband died, I took all the plants because he loved the garden. He said, you know, you made a paradise in the middle of the desert. So the plants, this was 8 months ago, and the plants did not grow. They were just brown. And I, you know, kept wondering, should I take them off, replace them? And then suddenly, about a week or two ago, I was sitting in the garden, and everything started blooming. It's kind of the plants got over the trauma, and the flowers started coming out. And I was just sitting here, and I'm watching, and I thought, oh my God, you know, death is part of life. And it's almost that you have to go through this death in order to allow for renewal to take place. It's beautiful, let me tell them. Per cui ci ha raccontato che suo marito era un amante dei fiori, del giardino, delle cose, delle piante, della natura. E poiché lei, dopo la morte del marito, si è trasferita in una casa più piccola, si è portata tutte le piante che il marito aveva piantato nel mezzo del deserto, perché Sahara ci chiama da Dubai. E a un certo punto lei le ha piantate, ma ha visto che evidentemente all'inizio queste piante non portavano frutti, fiori, non avevano le foglioline. Poi invece a un certo punto queste piante sono incominciate a sbocciare, le foglie sono incominciate a crescere, sono diventate più mature, hanno cominciato a fiorire i fiori, per cui lei ha detto che c'è sempre la rinascita dopo una morte. Per cui diciamo che queste piante che sono cominciate a rinascere nel suo giardino, nel centro del deserto a Dubai, adesso sono state per lei un segno molto forte, molto importante di questa rinascita. So this
plants that showed you that there is also renewal, rebirth. You know, everything is into fruits again, you know. Yes, but it's almost important to die in order to renew. Yes. And I started thinking, you know, this is... È molto importante morire prima, morire ovviamente in senso lato, prima di potersi rigenerare, prima di poter rinascere. Per cui quando noi diciamo, you know, crisi profonda, sono giù, sono a terra, ma questa è una buona cosa, perché questo ci permetterà di portare avanti quello che noi vogliamo fare e andare avanti sempre più forte, sempre più fieri, ma anche forti dalle lezioni che abbiamo imparato. Yes. And you know, as you know, in the tarot we have the death card, which a lot of people feel it's a negative card, but it isn't. It is truly about one chapter closing and having to start a new one. Sì, e poiché legge anche i tarocchi in una maniera formidabile, io me li sono fatti leggere in passato in una cosa con dei dettagli pazzeschi, e allora, sì, Oriana, diciamo che tra te e Sahar siete uguali più o meno nei dettagli pazzeschi. Sahar dice che ovviamente nelle carte dei tarocchi c'è la morte, e la morte non è la morte come molte persone intendono come una carta negativa, ma la morte che appare nei tarocchi invece è la carta della rinascita, della trasformazione, di tutto quello che, quando uno pesca la carta della morte, la morte appunto ti porta alla rinascita, alla trasformazione, al rinnovamento. Yes. And it is often about doing something in a new way. It is not exactly starting from scratch, but perhaps starting on a different level. So that for me also implies evolution. Yes, la carta dei tarocchi della morte non dice che spesso significa cominciare qualcosa di nuovo, ma qualcosa che magari in passato si faceva con un certo schema, invece questo, portare avanti lo stesso schema ma in un modo diverso, per cui qualcosa che uno vuole imparare ma in maniera diversa. Yes. So we're talking about evolution. The other thing is, I took it really personally, as I said, and then suddenly it dawned on me that my husband's death isn't about me. I took it personally because, you know, we were doing everything possible with the healing and the praying so that he could recover. And then we were all full of hope, and then suddenly he died, and then it dawned on me, this is part of his soul's journey. Mm. Okay. Shall I continue? Ha detto che lei ha fatto di qualsiasi cosa affinché il marito potesse recuperare, perché ha fatto guarigione sul cervello, suppongo che il marito abbia avuto un cancro al cervello, questo non lo so, non entriamo nei dettagli, però evidentemente ha capito che questa cosa era... Un viaggio, un percorso dell'anima del marito che doveva fare, un soul journey. It is interesting that you speak about soul journey because my next guest, who is Bridie from Ireland, she's actually going to do some soul readings. So, you know, she's very, very nice. I met her last year at the college, at the Heart of Findlay College. She's actually flew to Naples to be with me today. Wow. Dublin. Nice. Sitting next to me, so you will hear her later. Wonderful. Yeah, go ahead. Well, she can interject if she wants to. So then I started thinking, okay, this is part of his soul journey. And then, you know, I don't know, a few nights ago, I was just sitting in bed, really sad, thinking, you know, why did this happen? And then suddenly I got like a dream, if you will, where my brother, who's also passed away, came to me. It was a dream between sleeping and waking, you know, kind of a vision, whatever you want to call it. And he told me, well, listen, Sahar, we're all going the same way. We're all going to where we came from. Mm. And it's like we're all on a bus, and some people get there before we do. So some people leave the bus early, and this is what my husband did. And then I suddenly felt calmer, and then I thought, okay, now I understand, and I respect that, because he's finished his journey on this level, and I have to yet finish mine. And then we're all going to meet up there one day.
E così lei dice che qualche sera fa stava meditando, a un certo punto è arrivato sia il marito che il fratello, che anche dall'altra parte, ha detto: Sar, questo è proprio il percorso delle anime sulla terra. È come se noi facessimo parte di un grande autobus dove a un certo punto chi scende prima, chi scende dopo, chi scende prima, chi scende dopo, ma tutti quanti abbiamo la stessa destinazione. In realtà questo è quello che diciamo sempre, amici cari, quello che noi diciamo è sempre quello che diciamo, che siamo anime di passaggio, stiamo vivendo un'esperienza terrena in questo momento, ma siamo di passaggio su questa terra perché la nostra destinazione finale è quella uguale per tutti, andare nell'altra dimensione e vivere in eterno nell'altra dimensione. L'abbiamo anche detto questa mattina nel discorso iniziale, che siamo anime in un percorso eterno. Yes, go ahead. I told in the welcoming speech this morning that we are souls in an eternal journey. Yes, so it is, yes, I heard that. Our soul and this is not it, yes. Exactly. So. Yes. And I want to go back to personal awareness. So sometimes you think, you know, I'm so clever, I'm so aware, I'm so wise, but really, every now and then, we need something to wake us up and to realize that there is more. So that kind of forced me... Dicevo, adesso voglio tornare alla consapevolezza, alla possibilità della consapevolezza personale, per cui molto spesso dice che voglio arrivare là, voglio fare questo, però qualche cosa c'è che prima di fare questo vi interrompe, perché evidentemente in quel momento non è ancora arrivato il vostro tempo per fare quella cosa piuttosto che quell'altra. Molto spesso, e io anche personalmente ovviamente, come tutti noi sono sicuro, dobbiamo vincere la virtù della pazienza. Io per esempio sono stato tutta la mia vita una persona impaziente, volevo tutto subito, e invece no, passetto dopo passetto, le cose un po' alla volta succedono. Vediamo Sar che cosa ancora vuole raccontarci. Keep going, please.